Ma ragazzi, alla fine mica c'era la necessità proprio di fare il triplete, voglio dire. Poi sarebbe stata l'ennesima Supercoppa fatta giocare a chi non se lo meritava, quindi è giusto comunque far giocare anche un pochino gli altri. Ecco. Ecco perché non abbiamo giocato noi stasera. Ed è stata l'ennesima partita ai limiti dell'indecenza dopo quella di domenica. Quella di domenica ti è andata bene perché hai vinto non si sa come. Oggi, per l'ennesima volta, nel primo tempo non hai fatto un tiro in porta, non hai corso minimamente, non hai avuto una minima idea di gioco, non hai avuto una minima idea su cosa effettivamente fare in campo, però questa volta al posto della Lazio c'era l'Atalanta e te ne ha fatte due. Stop! E niente, in sostanza è stato un primo tempo molto simile a quello di Roma, includendo anche la sfortuna dell'infortunio del difensore centrale e speriamo di salvare almeno quella notizia lì in questa serata, però di fatto, oltre alla sfortuna del difensore centrale, stesse idee, stessi tiri, purtroppo però avversario diverso che te ne ha fatte due. Certo, su tre gol, due glieli abbiamo malamente regalati. Cancelo è un fuoriclasse, Mingaza da matti, sicuramente non è da crocifiggere per la partita di oggi, però per l'ennesima volta abbiamo visto che fare certi giochetti in certe zone del campo, quando poi difensori centrali ci sono Rugani e De Sciglio, no, magari Bonucci, Chiellini, può darsi che ci mettono una pezza sopra loro. Se ci sono Rugani e De Sciglio, potresti fare un pochino più fatica a coprire quella pezza. E così è stato, perché fare certi numeri in certe zone del campo, no, anche no. E poi il secondo gol con De Sciglio, che lì non è neanche questione, poverino, era difensore centrale, il cazzo, quello è un passaggio, quello è un retropassaggio, lì è una cazzata di suo, punto. E poi il secondo gol, Duvan Zapata, ragazzi, boh, è la nostra nemesi, fino a qualche anno fa era Icardi, adesso fortunatamente Icardi si è dato una regolata, la nuova nemesi e Zapata, ogni volta che segna, che sia l'Atalanta, che sia la Sampdoria, che sia il Napoli, che sia l'Udinese, date tranquilli che Duvan Zapata segna. Innanzitutto perché è forte, poi è un armadio, noi abbiamo Rugani e De Sciglio, difensori centrali, capite che è un pochino difficile. E niente, per il resto c'è solamente da fare i complimenti all'Atalanta, perché nel momento in cui ti batte una squadra che un'idea di gioco ce l'ha e ce l'ha anche abbastanza buona, corre, corre. Contro la Roma ha fatto una partita della Madonna. Io pensavo arrivassero oggi morti, distrutti. Invece hanno corso il quintuplo di quello che abbiamo corso noi. Noi con la Lazio non abbiamo fatto un cazzo. Abbiamo fatto tre azioni buone che ci sono andate bene. Tra cui, tra l'altro, bisogna ancora ringraziare Lulic per aver abbattuto Cancelo. E pensavo, dai, avranno fatto una partita del genere, vedendo il risultato del Napoli contro il Milan. Contro l'Atalanta faranno una partitina simildecente. Niente. Poi fortuna che Agricola ce l'abbiamo noi che no, dovrebbe doparli. Qui, boh, non si muovono. E poi quantomeno due o tre risate me le sono fatte. La prima risata è stata quando Rugani ha perso uno scontro fisico col Papu Gomez. Io posso capire, magari con Duvan Zapata e largo il triplo ci può stare, voglio dire. Però se te sei alto 1,93 e perdi uno scontro fisico con uno alto 1,58 m, io un pochino inizio a preoccuparmi. Poi la seconda risata me la sono fatta quando Khedira ha chiesto il cambio perché è stanco. Va benissimo, io non l'ho visto toccare un pallone, anzi, bisogna dargli nel merito purino. L'unico tiro in porta della partita l'ha fatto lui al 67esimo, il giusto merito in effetti bisogna anche darglielo perché fino a prova contraria ha fatto più tiri in porta di tutti gli altri messi assieme. E niente, invece voglio trattenere le risate pensando ad un'altra partita che si farà tra qualche settimana, se qui non c'è il miracolo in difesa, se per qualche strano miracolo non recuperano entrambi, perché oggi l'abbiamo visto con Rugani, poi vabbè io De Sciglio non lo considero neanche difensore centrale, però Caceres sicuramente, secondo me, non è molto meglio, no, di altri. Pare che nel momento in cui Chiellini si è infortunato, la Juventus abbia accelerato per Bruno Alves, a posto, sono una Pasqua. E niente, ci vediamo domani. Se riesco a trovare qualcosa, cazzo, troverò qualcosa. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!